Sì, ragazzi, e bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere, siamo sulla demo di FIFA 15 e questa una novità di questa demo della nuova versione di FIFA è che abbiamo la possibilità di provare Ultimate Team. Dopo andremo a fare una partita e a vedere le principali novità. Intanto andiamo a vedere le nuove funzioni elencate qui sulla slide in alto a destra. La prima è sicuramente l'intelligenza emotiva, è una nuova intelligenza artificiale anche. Praticamente i giocatori si comporteranno di conseguenza in base ai falli che subiscono, alle azioni sprecate, gol e tanto altro. Le tattiche della squadra secondo me sono molto importanti. Praticamente possiamo impostare delle tattiche come nei giochi manageriali di calcio che possiamo vedere su PC, ad esempio il possesso palla, trappola del fuorigioco, spostare tutti in attacco, eccetera, eccetera. Dopo le andremo a vedere bene. Abbiamo l'agilità e il controllo, praticamente i giocatori adesso avranno un controllo palla migliore e ci avranno dell'agilità. Infatti nelle carte di foot hanno tolto la dicitura del colpo di testa e hanno inserito la dicitura dell'agilità, insomma dei contrasti. Appunto i duelli uno contro uno, cioè sono dei contrasti pazzeschi. I portieri di nuova generazione, che secondo me sono una delle principali novità anche di questa nuova versione, hanno riscriptato tutti i nuovi portieri da zero, hanno messo delle nuove animazioni, delle nuove parate. Adesso è anche più difficile segnare portieri, ma lo si può fare anche in modo più spettacolare, ad esempio con il colpo di tunnel e tanto altro. Abbiamo una gestione squadra veramente cambiata, totalmente diversa, questa la andremo a vedere dopo. Passiamo oltre. Presentazione dinamica della partita. Qua hanno fatto un grande lavoro, ci sono un sacco di animazioni durante la partita e anche mentre si inizia. Questo vedremo sempre dopo in partita. Abbiamo Bachelor Lab che non ci interessa. Barclays Premier League, hanno aggiunto praticamente gli stadi, tutti gli stadi e la telecronaca del campionato della Barclays. Abbiamo le stagioni amichevoli, come sempre, i giocatori in prestito. Praticamente potremo acquistare questi giocatori, no, acquistare, prendere in prestito appunto per 3, 5, 7 giornate, utilizzando dei punti che ci danno durante le partite, praticamente, da quello che ho capito, dei punti FIFA. Non perdiamo altro tempo, andiamo subito su Ultimate Team. Adesso lui ci farà la presentazione solita dicendoci le varie basi. Noi andiamo a scambiare i giocatori come si chiede. Ok, facciamoci l'intesa. Andiamo subito a giocare. Come vedete, qua c'è la gestione squadra. La gestione squadra è totalmente cambiata. Dalla prima schermata possiamo scegliere il giocatore che batterà le punizioni, i rigori, gli angoli, eccetera. Andando su istruzioni possiamo mettere le istruzioni per ogni giocatore, non per squadra quindi. Qui abbiamo attacco equilibrato, inserisci dalle spalle e fai salire la squadra. Io uso fai salire la squadra e per lui uso inserisci dalle spalle. Mentre andando su tattiche abbiamo le tattiche della squadra. Io di solito uso possesso palla perché mi trovo bene. Andiamo quindi, vabbè, le impostazioni di gioco, abbiamo le solite, livello di difficoltà, stadio, stagione, fascia oraria, condizioni meteo, deterioramento, velocità di gioco, eccetera, eccetera. Andiamo subito a giocare la partita. Qui vediamo il nostro avversario che in questo caso è comunque un bot, un computer. Bene, abbiamo Messi e Agüero in attacco, Reina in porta, Piqué. Va bene, ecco, vedete l'animazione della presentazione della partita, è fatta molto bene. Anche la grafica è cambiata completamente. Sotto, come potete vedere, in sovrappressione abbiamo le due formazioni della squadra, insomma. E io direi di andare subito a iniziare la partita. Allora, si parte subito, guardate che contrasto duro. Una cosa bella è che c'è il deterioramento del campo, quindi andando avanti il campo diciamo peggiora, anche e soprattutto durante le scivolate. Tanto proviamo a partire subito. Ha preso un po' Vedete, i contrasti sono diventati veramente importanti e duri. Praticamente adesso il gioco è basato sui contrasti. Guardate come i giocatori lottano per prendersi la palla. Tanto si prova, però non riesce a prendere palla però Fernandinho. Vedete la scivolata? Sono rimasti un po' di segni sul campo. La puoi rimettere sopra per Costa.
Drogba da solo davanti al portiere, sbaglia porta vuota, incredibile. Vedete l'animazione della palla, dei giocatori che vanno indietro. I portieri battono in modo diverso ogni volta, possono passarla come possono rinviarla a lunga, come possono sbagliare tirandola fuori dal campo. A me è successo molte volte in altre partite. Tanto qui, attenzione, prova a salire Drogba da solo. La para Reina. Ci riprova Fernandinho da fuori. Una bomba. Però che esce comunque dalla porta. Non c'entra lo specchio. Diego Costa di nuovo. Lo scambio. Fernandinho. Il portiere esce. Ci mette una pezza con la gamba. Adesso vi faccio vedere una modalità inserita con il calcio d'angolo. Praticamente con la levetta destra possiamo spostare un gioco e chiamare palla con X in modo che si provi a far arrivare palla a quel giocatore. Non arriva mai in modo preciso, quindi secondo me è una cosa praticamente inutile, giusto per fare un po' di scena. Vi consiglio di non usarlo, poi se volete provarlo fate pure, però secondo me non è molto utile perché non c'entra mai il bersaglio alla fine. Hanno inserito le iconcine in alto a destra, inoltre quando c'è il vantaggio, ad esempio c'è l'iconcina del vantaggio, questo non mi ricordo se c'era su FIFA 14, però cioè sinceramente non ricordo. Però sono state comunque diverse, sono diverse le cose. Intanto Costa sfonda tutto con il fisico! Avete visto come ha parato Reina? In un modo spettacolare con la gamba. Fabregas mette in mezzo, non c'è nessuno che la prende bene. Appoggio morbido. Dentro per Fernandinho, Fernandinho, Fernandinho con i trick! Mamma mia, l'ha presa sulla linea. Vedete come sono diventati forti i bot e il computer, come lo volete chiamare, insomma. Una cosa che non mi è piaciuta invece è il salto dei giocatori, che è veramente spropositato. I giocatori saltano in modo spropositatissimo, fanno dei salti enormi, neanche con i trampoli si riuscirebbe a raggiungere quei salti. Allora, per apprezzare la telecronaca in italiano dovremmo attendere la versione ufficiale, perché nella demo la telecronaca come solito è solo in inglese. Intanto Drogba da solo con la palla, pressato, però riesce a tirare, ma Reina ci mette la mano. E non la fa passare. Andiamo a battere il calcio d'angolo. Guardate il portiere come l'ha presa. Queste sono le nuove parate dei portieri. Guardate qua. Era veramente un tiro bellissimo. Centrato in porta. Proviamo a rifarlo. Che culo. Sempre sulla linea. Attenzione, Fernandinho. Ancora lui, non riesce a perdere palla, non riesce a prendere palla però. Intanto è finito il primo tempo, tutti sotto la doccia. Vi mostro nel frattempo una funzionalità abbastanza carina nella gestione squadra. Praticamente se noi andiamo a selezionare un giocatore, andiamo a fare il triangolo, ci darà le sostituzioni suggerite. Io infatti adesso voglio mettere Messi perché me lo suggerisce lui e proviamo a giocare con Messi. Durante le sostituzioni inoltre c'è l'arbitro che mostra il cartellone luminoso, insomma adesso qui non l'ho fatto vedere, però magari se più avanti qualcuno farà una sostituzione lo vedremo. Ci prova, ci prova. Oh, vedete il computer come è diventato forte, fa delle azioni veramente belle e segna dei gol bellissimi di testa. Il portiere comunque non si è fatto, diciamo, sorprendere, ha fatto una bella mossa, però. Tanto con Messi, proviamo ad andare su con Messi. Messi, tiro angolato da dentro! Vedete durante i gol in alto c'è la telecamera che balla. Un gol veramente bello di Messi, ci andiamo sicuramente a rivedere i replay. Eccolo qua, risultanza. Una cosa bella, non so se ve l'ho già detto. In sovraimpressione, dopo un gol appare l'autore del gol e il minuto. Andiamo a vederlo adesso. Se ci fa vedere il replay. Grazie. Cos'è successo? Faccio vedere il replay. Guardate qui, una velocità pazzesca di Messi e poi la infila dietro al portiere. Ecco qua, Lionel Messi, il 58esimo.
Messi con la sua velocità. Prova di nuovo, stavolta il portiere la prende. Di nuovo in scivolata Messi, prende il palo. Niente da fare, ma bella l'idea. Tanto ho skippato la sostituzione, peccato, vi volevo far vedere il cartellone luminoso, ho skippato per sbaglio. Messi la mette su per Costa. Costa! Che di nuovo palo. Tanto Hazard si smarca. Diego Costa per Messi, il trick, la palla in mezzo, c'è Reina piazzato però. Messi ha fatto un errore, poteva tener palla. Attenzione, guardate come si destreggia il computer. La tira avanti, vedete come vi ho detto, il computer può sbagliare e la tira fuori. Questo non solo sui rinvii a caso, ma anche sui passaggi. Tanto Messi di nuovo con la sua velocità. La tira in mezzo, il portiere un po' irrealistica sta cosa, la palla è rimasta lì, però vabbè. Ecco le sostituzioni, come vi ho detto, l'arbitro mostra il cartellone luminoso. Proviamo a giocarlo. In mezzo per Diego Costa. Diego Costa si era quasi smarcato in un modo incredibile, bellissimo, però niente. Felipe Luis, Hazard. Di nuovo per Felipe Luis in mezzo, Costa di testa. Reina c'è. Di nuovo! Mamma mia che tiro che aveva provato! Andiamo a battere l'angolo. Spostiamo qualcuno in mezzo. La chiama, stavolta è arrivata quasi preciso. Felipe Luis. Fernandinho, il tiro da fuori. Completamente sballato, una cosa inguardabile. Ed è finito qui. È finita qui la partita. Ragazzi, che vi devo dire? Le mie impressioni su questo gioco sono veramente ottime. Io vi consiglio veramente di comprarlo. Qui andiamo a battere i rigori intanto. Proviamo perché è la prima volta che batto i rigori su FIFA 15. Azzeccato, è dentro. Il portiere ha visto che no ho notato che se si trova vicino alla palla, cioè vicino a dove viene indirizzata la palla, si butta da solo. Guardate una bella parata qui di Reina. Royce. No, Docello. No, Royce. Ok, ci ha spiazzato completamente. Uno pari. Costa va alla battuta. Bello il tiro piazzato. Il portiere rimane immobile. Touré prova a spiazzare tutti, il portiere c'era ma si è tuffato dall'altra parte. Messi, attenzione, Messi alla battuta. Sempre lì, Reina non la para, resta immobile, 3-2. Attenzione Messi anche per l'altra squadra. Non riesco a pararne più uno. Silva, alto centrale, tiro, joystick vibra. Il tiro decisivo, dai che se la paghiamo abbiamo vinto. La sbagliata, incredibile, vincitori ragazzi. Vincitori. Niente, io vi ho già detto le mie impressioni, vi invito a scrivere nei commenti le vostre invece di impressioni. Se avete provato la demo, in descrizione inoltre vi lascerò il sito in cui ho scritto un articolo riguardante alcune novità del gioco e il link per downloadare la demo di questo FIFA 15. Per questo video è tutto, noi ci becchiamo in un prossimo video, bella!